140 dipinti esposti in 9 diversi luoghi della città, scelti tra il sacro e il profano. Un viaggio a scoprire e riscoprire Treviso, seguendo dei percorsi dipinti in tanti diversi sguardi quotidiani. Questo è l'invito dell'artista Paolo Del Giudice, che espone nella sua città dopo un'assenza lunga 15 anni e ritorna con una personale rilettura del patrimonio storico, artistico e ambientale della città. La mostra, promossa dal gruppo Compiano e sostenuta anche dal comune e un'industria, è davvero un esperimento artistico-culturale. Ci siamo chiesti perché non fare a Treviso quello che avevamo già proposto in un altro spazio, in una miniera di rame l'anno scorso, nella Valle Imperina, vicino ad Agordo, cioè proprio portare all'interno di uno spazio carico di storia e di valori, portare gli stessi quadri che hanno trovato ispirazione in quello spazio. Quindi siamo partiti dall'idea di mettere all'interno delle chiese quadri riferiti a quello stesso luogo, in modo che chi entrava si rispecchiava e quindi aveva anche una lettura del luogo che cambiava grazie allo stimolo che gli veniva offerto da queste opere. E poi la cosa si è estesa, quindi è diventata la città intera stimolo e contenitore della mostra. È un'esperienza assolutamente nuova. Il Tempio di San Nicolò, la Chiesa di San Francesco, il Museo Diocesano di Arte Sacra, la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Battistero del Duomo e i luoghi, chiamiamoli laici, Palazzo Giacomelli, la Biblioteca Ex Gil, Museo di Santa Caterina e la Loggia dei Cavalieri, dove è possibile i soggetti delle opere raccontano proprio i luoghi che le ospitano. Altre volte protagonista è il paesaggio urbano della città, i relitti contemporanei come il cavalcavia ferroviario o le caserme dismesse, altri angoli che quotidianamente incontriamo ma sfuggono allo sguardo più distratto. Ho cercato di dare, come faccio sempre, la stessa importanza a luoghi che hanno un grande valore storico-artistico e altri luoghi che sono anche luoghi fino ai luoghi più dismessi, in certi casi che andranno demoliti o addirittura luoghi che sono già stati demoliti e che vivono solo nella memoria. La mostra invade il centro storico, conquista musei e chiese, colori che si mescolano con le sfumature del contesto reale, attraversano i tempi e donano nuove prospettive ai luoghi. È anche spunto per valorizzare realtà significative come il Palazzo Medievale che ospita il Museo Diocesano di Arte Sacra. Questa mostra di Paolo è proprio un invito, penso prima di tutto per i trevigiani, a riscoprire la loro Treviso e in questo senso anche a riscoprire le loro chiese. L'inserimento delle sue opere anche in questi luoghi è proprio un invito a lasciarsi provocare dall'architettura di questi luoghi e riconoscerla come un'architettura che in qualche modo parla. La pittura di Paolo trasfigura degli scorci, magari inediti, di alcuni edifici di culto e ci aiuta a riscoprirli. Io dico, noi potremmo passare una vita senza uscire dalla nostra regione e non riusciremo a conoscerla. Questo proprio sono straconvinto. Quindi in questo senso è un invito e anche uno stimolo questa mostra. Poi ci sono altri temi che sono l'opposto. Sono soggetti a cui non diamo nessun valore, come in questo caso il ponte della Gobba, un ponte ferroviario. Qui sotto si intravede il Sile, la restera, la meta delle passeggiate. Ecco, questo è visto sempre come un manufatto che ha la sua utilità, ma non riusciamo mai a vederlo per un oggetto in sé. Particolarmente ricca l'esposizione nella sala Apogea di Santa Caterina, dove si trova anche un dipinto della chiesa di Santa Maria Maddalena, cara a Del Giudice. Suggestiva l'esposizione sotto la Loggia dei Cavalieri, unica loggia romanica rimasta in Italia.
opere che trovano simbiosi con le linee metafisiche dell'ex GIL, l'ascito del ventennio, che ora ospita la biblioteca comunale. Francesi o tedesche, l'inserimento di opere d'arte è quasi una normalità. Da noi, invece, vige la prudenza. Noi abbiamo avuto questo azzardo di accettare la proposta di Paolo e le abbiamo chiesto di fare in modo molto discreto. Effettivamente chi visiterà la mostra di Treviso vedrà che le opere sì sono inserite in chiesa, ma non solo, sono opere che parlano della chiesa, sono opere di architettura che entrano in dialogo con l'edificio, ma sono sempre anche inserite in maniera molto discreta, quasi non ci si accorge di loro se non si va in cerca proprio di trovarle. Fa un po' eccezione il battistero, ma perché non è un luogo abitualmente usato con costanza come luogo di culto ed è già un luogo utilizzato altre volte per delle mostre, allora lì effettivamente l'esposizione è più simile a quell'esposizione che potremmo trovare in qualsiasi museo. Ed è un luogo in cui mi ero sempre ripromesso di fare, ma in piccolo, diciamo, questa mostra che poi è diventata estesa a tutta la città. Questa è l'unica parte romanica del Duomo del Vecchio che è rimasta e che mi ha affascinato da piccolo. Mi ricordo che proprio esattamente 50 anni fa ci sono entrato per la prima volta per le nozze d'oro dei miei nonni, quindi che fra l'altro sono sposati 100 anni fa, quindi in qualche modo è un omaggio questa mostra anche così alla storia familiare.